Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale dei Due Tra i Tanti. Oggi siamo su un free to play che mi è piaciuto molto, è uscito da pochissimo ed è in beta. Si chiama Dirty Bomb ed è un FPS o Dirty Bomb, così almeno siamo contenti tutti. È un FPS arena che prevede diverse modalità, diverse mappe, diversi loadout, quindi diversi personaggi, un po' come Team Fortress o come può essere loadout, quei classici FPS arena che ci fanno divertire tantissimo. E quindi direi che andiamo a cominciare la nostra partita. Ok, io in questo caso ho scelto il fucile d'assalto. Una cosa... ok, F6 to ready up. Una cosa che ho notato giocando in queste poche partite, ecco, nulla di cosa è successo. Ok, puoi scegliere. Direi che scelgo Pira. Mi piace da morire l'arma che ha. E dicevo, nelle partite che ho giocato precedentemente, ho notato che avrebbe tutti, come posso dire, tutti i requisiti per diventare un FPS più buono degli altri. Anche perché il genere è sempre quello, non cambia molto, però le dinamiche potrebbero renderlo molto diverso dagli altri, molto più bello. E una cosa che non mi è piaciuta è il fatto che non ci fosse il cazzo di headshot, che tu comunque ti debba sbattere a sparare un caricatore in testa. Ok, è raffica questo cazzo, però è forte. Sì, però io sono coglione. E dicevo, non c'è l'headshot, comunque non ci stiamo mettendo poco. E non essendoci l'headshot ti costringe a scaricare un caricatore addosso alla gente. E questa cosa non è per niente piacevole. Ok, buttato giù, e vai. Mettiamolo giusto, stronzo. E fuori un altro. Ok. Se riusciamo a non creparci, cosa molto complicata. Vediamo se cosa. Cazzo! Wow! Cosa ho combinato? Ok, ho poco di vita, potrei lasciarci le piume. È forte quest'arma. Peccato che non lo sia io. Cazzo! Dai, tiratemi su, gente, tiratemi su, mi rifate fare tutto lo spawn da ca... ecco, bravo, grazie. Vai, direi che ci deployiamo anche... no, ci ha tirati su, via! Cerchiamo di recuperare... che palle! Io spero che, visto che comunque questo gioco è in beta, aggiungano altre cose, lo rendano più dettagliato, anche perché l'idea di base sembra buonissima. Sembra davvero buona, è un gioco davvero bello, divertente. Aia, che cazzo ho fatto! Mettiamogli qualcosa. Oh dai, che palle. E passiamo fucile a pompa, non ve lo nascondo, il mio preferito. Stronzo. Ok. Prossimo. Healing Station. Ok. Dall'altra parte vediamo cosa succede. Ah, sono tutti qua. ...58 di vita senza fare un cazzo. Ma la vita scende com'è. Crepa. No, perché da lì? Cazzo. Vaffanculo, testa di... punto, non dico altro. Non voglio incitare all'odio a nessuno che mi guardi, quindi faremo finta di non aver detto nulla. Porca merda, dai, su. C'è sempre un'arma in meno. Suca. Però sono buttato giù. Ah. No, il cazzo che l'ho butto. Vieni qua, stronzo. Ok, perfetto.
Come al solito finisco il caricatore nel momento più importante, e giustamente non ricarico nel momento più importante. E rieccoci qua, mi sa che terrò il fucile a pompa, mi dà più soddisfazione. Anche se su certi, per certi versi è più complicato di utilizzare rispetto ad altri fucili. Anche perché se manca il primo colpo te la prendi nel culo. Io faccia a faccia in più, Tipo adesso io dico che cazzo mi vado a infilare. Vabbè, non conosco la mappa, questo potrebbe essere un alibi. Via. Ottima. Living Station, come vedete, è una torretta che si può piazzare e serve a... Ok, finiamolo. Serve a recuperare vita molto velocemente, come potete vedere. Ah, dove cazzo sei? Muori. E ritorneremo al nostro... alla nostra Kira, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vediamo se riusciamo ad essere un po' più competitivi. E niente, si finisce giù. Finisce la partita, direi che l'obiettivo l'hanno portato a termine, però non capisco quale delle due squadre. Sì, abbiamo perso, ovviamente, perché c'ero io. Vabbè, se non altro non sono arrivato ultimo, no, penso che non sarà il primo nell'ultimo gameplay di in questo canale, e spero che vi piaccia, grazie per il supporto, io sono Angeron e ci vediamo al prossimo video, ciao!